ti diverti a recitare la parte che ho scritto io sul mio copione. Non fai mai niente per evitarmi un'illusione che presenta rischi e inganni. Discreto complice. Come vedete sono ancora in pigiama. Ora parto per una tour doccia, capelli e tutto il resto. Ci vediamo in un secondo momento perché oggi farò una video review e un video dimostrativo, quindi un video tutorial su un prodotto particolare che ho ricevuto sotto l'albero di Natale. Parlo di questo Roventa e la spazzola rotante. Sperando di fare cosa gradita, vi illustrerò un po' le cose tecniche e la parte pratica. Quindi vado a farmi una bella doccia e ci vediamo dopo. Ok ragazze, siamo ritornate alla postazione di partenza. Fatto la doccia, come vedete i capelli sono bagnati, li ho pettinati perché per poter procedere all'asciugatura ho bisogno di pettinarli. E poi vi faccio vedere la spazzola come è composta prima di procedere. Allora, abbiamo due spazzole in due custodie, come vedete. Vado ad aprire una spazzola, sempre difficoltà, eccola qua. È una spazzola con delle setole molto morbide e la parte viola è in ceramica. Uguale è la spazzola grande. Questa è la spazzola grande, come vedete è un bel rotolone, eccola qui. Ha delle custodie che permettono di non rovinarsi e poi abbiamo l'albero motore, diciamo così, è praticamente rappresentato da un phon da 1000 watt. Abbiamo lateralmente queste due bocchette, sono quelle per gli ioni, infatti c'è scritto Ion Booster. Rispetto alla prima versione ce ne sono due. Poi abbiamo i tasti di rotazione, il tasto di espulsione della spazzola e poi spento 2-1, velocità 2-1 e aria fredda. Quindi io procederei con l'asciugatura dei capelli, posso utilizzare praticamente questa. Complice di questo amore, alquanto silenzioso fuori dal normale. Mi accorgo adesso di averti dato il potere di dirigermi a tuo piacimento. I tuoi occhi guardano i miei che ti guardano come se fosse per la prima volta. Un attimo, sei un attimo, dai, mi dici che mi vuoi, ma so che per un attimo soltanto mi amerai. E mi diverto ad osservare le tue espressioni di imbarazzo e di dolore, tutte le volte in cui provo a toccare il tuo apparente equilibrio interiore. I tuoi occhi guardano i miei che ti guardano come se fosse per la prima volta. Fatto questo, procedo con l'applicazione della spazzola. Ultimamente stavo utilizzando quella grande perché ho visto che mi dà più volume, quindi procedo, scusate non vi ho fatto vedere, quindi in questo modo fa un piccolo clic, dopodiché estraggo la spazzola dalla gabbietta, ecco qua, accendo, come vedete gira. E ti diverti a recitare la parte che ho scritto io sul mio copione. Non fai mai niente per evitarmi un'illusione che presenta rischi e inganni. Discreto complice.
caso fuori dal normale. Mi accorgo adesso di averti dato il potere di dirigermi a tuo piacimento. I tuoi occhi guardano i miei che ti guardano come se fosse per la prima volta. Una per la prima volta. Una dietro la schiena mia, le tue dita mi sfiorano con impalpabile freddezza. Anche i miei capelli sottili e difficili hanno avuto la loro piega, come vedete di qua ancora la rasatura, hanno avuto la loro piega, niente male. Ragazze, questo è solo l'inizio di una piccola recensione, mi spiego meglio. Semplicemente con questo attrezzo è possibile fare diversi tipi di piega, però come potete immaginare, per ovvi motivi, non ho capelli lunghi, di conseguenza l'unica piega che posso mostrarvi è quella su capelli corti, ma ovviamente con questa spazzola si possono realizzare tanti tipi di pettinature. Eventualmente proverò a farvi delle foto o degli slash di alcune acconciature che è possibile realizzare. Sono sicura che per quanto riguarda il nuovo anno ci vedremo ancora, soprattutto perché con ritardo ho intenzione di mostrarvi i miei regali di Natale. Per il momento vi saluto, un grosso bacio. Di
discreto complice di questo amore, alquanto silenzioso, fuori dal normale. Mi accorgo adesso di averti dato il potere di dirigermi a tuo piacimento. I tuoi occhi guardano i miei, che ti guardano come se fosse per la prima volta. Una